33 nuovi alloggi popolari, 15 a Lanciano e Abbasto e 3 a San Salvo, lavori di manutenzione straordinaria a causa maltempo e miglioramento sismico a Fossacesia, Quadri e Palena. L'ATER di Lanciano ha approvato il bilancio di previsione 2017 per circa 2 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 5 milioni e mezzo. A darne notizia il commissario Antonio Innaurato con la direttrice Giuseppina Ditella. Ci sono investimenti consistenti che dimostrano un'attività e un impegno a essere presenti, ma soprattutto a investire nei nostri comuni per migliorare la qualità abitativa. Da non tralasciare l'aspetto ispettivo, perché questa decisione? Volere a tutti i costi che questo ente, questa azienda, sia non solo una, abbia un aspetto residuale, ma abbia una funzione importante. È fondamentale interagire con i comuni, è importante interagire con i sindacati, ma è importante capire che ci sono quelli che non hanno diritto all'alloggio e quindi sono soggetti a decadenza. E per questo noi ci stiamo battendo attraverso un lavoro con gli uffici d'anagrafe di ciascun comune, dei 77 di nostra competenza, perché... Chi non ha diritto deve lasciare l'alloggio e si deve creare le condizioni perché eh, chi ha bisogno possa ottenere attraverso la, le graduatorie che verranno fatte dai, dai, dai singoli comuni ad essere soddisfatta la richiesta. È un patrimonio ampio quello dell'Ater, valutato 30 milioni di euro, che il commissario inaugurato vuole conservare nell'autonomia territoriale. Autonomia a rischio però con la riforma regionale sull'Ater unica, giacente in commissione a Palazzo Emiciclo. Bisogna tenere conto delle peculiarità e soprattutto delle capacità e anche del lavoro che è stato svolto finora. Noi abbiamo un grosso patrimonio edilizio, soprattutto da un, da un punto di vista commerciale, che è frutto di un, diciamo, di un impegno, ma anche di una scelta amministrativa e anche da un punto di vista abitativo. Non vogliamo noi disperdere questo patrimonio, noi vogliamo fino in fondo fare la nostra parte. Siamo rispettosi delle leggi regionali, siamo rispettosi degli indirizzi che ci verranno dati, ma stiamo anche lavorando per dire che questa azienda è un'azienda che merita rispetto perché ha un patrimonio consistente, importante e soprattutto ha un bilancio in pareggio.